Motore, azione. Nel 1895 i fratelli Lumière inventavano il cinema. Sulla collina di Monte Olimpino, negli anni tra il 1962 e il 1972, con Bruno Munari e i miei cinque figli, ci siamo reinventato il cinema. Erano milanesi, mio padre aveva dei contatti con tutte le più grandi personalità di Milano perché faceva il cameriere al Gambrinus. Invece mia madre si dava delle arie ricamando i ventagli. E Cara, poi il cosa bambino passò? Munari intanto era diventato grande, aveva 20 anni, aveva fatto un po' di esperienza con i futuristi e così, e ho cominciato a fare qualche lavoro di grafico perché non volevo legarmi a nessun mercante, volevo essere libero e il lavoro di grafico mi permetteva lo stesso di essere creativo, ma di non essere legato a nessun, come si può dire, impegno particolare. Sono del parere che quando uno nella vita fa quello che gli piace di più, non ha bisogno di niente altro. Quindi bisogna occuparci dei bambini, come diceva Piaget, il quale diceva che quello che impara un bambino di 3 anni non glielo tira via più nessuno dalla testa. Quindi se noi proviamo a fare un tipo di azione verso i bambini provochi uno sviluppo della creatività e della personalità, in modo che ogni bambino diventa autonomo, sicuro, deciso, eccetera, perché ha imparato il come si fa. Questa operazione, che è una, come si può dire, una rivoluzione nascosta, Lo una è. rivoluzione fatta in modo che nessuno se ne accorga che sia una rivoluzione, perché molti adulti sono anche stupidi, dicono quello lì si occupa dei bambini e ridono come se fosse una cosa minore. Minore. Invece è la cosa più importante che si possa fare, quello di occuparsi del futuro, cioè di come si può modificare la realtà futura dello stare insieme, del vivere, del progettare, dell'essere creativi. Allora, la vita di lavoro ho cominciato sui 20 anni, 25, e quando poi mi sono sposato e nato il primo bambino, Michele, allora sì che mi sono dato da fare, no? A lavorare, e ho cominciato a lavorare. Allora, adesso guardando così da qui in giù, indietro, mi rendo conto che ho lavorato quasi sempre nell'informazione. Ho
ho fatto i quattro mestieri, diciamo, dell'informazione che moderni di oggi, che sono lo scrivere, il disegnare, il cinema e la televisione, e che sono abbastanza in una successione di sviluppo dei mezzi, no? Quindi senza accorgermi, senza neanche volerlo molto, senza coscienza completa, dai 25 anni fino a oggi ho fatto questo lavoro nella vita e nel mestiere. Contemporaneamente anche, perché ho cominciato con lo scrivere, poi giornalista, poi ho disegnato dopo la guerra, subito dopo la guerra. Poi ho fatto cinema anche subito dopo, cinema d'animazione e anche dal vivo con mio fratello a Montolimpino, Osvaldo. Poi nel 52 la televisione, per 10 anni diciamo così, e poi dal 62 Comunari il cinema. Dopodiché il lavoro si è rovesciato, nel senso che quello che io facevo, io verso come uomo di informazione verso gli altri, si è rovesciato. Ho cominciato e ho continuato, ancora oggi, a lavorare sempre sullo stessi mezzi, cinema, televisione, però fatto dai bambini, fatto dai ragazzi. Quindi questa è stata la mia vita, che a un certo punto tutto quello che io avevo fatto come mia espressione in questi quattro mestieri dell'informazione si sono rovesciati, e anche oggi sto lavorando a rovescio, nel senso che io non faccio niente di informazione diretta, però aiuto a fare informazione a chi non ha l'accesso ancora. Sulla collina di Monte Olimpino, negli anni fra il 1962 e il 1972, con Bruno Munari e i miei 5 figli ci siamo reinventato il cinema. Abbiamo trovato quello che ci serviva e ci ha servito poi per 10 anni. In cima alla collina di Monte Olimpino, sul piano in movimento, davanti al Crotto del Lupo e vicinissima al Prato dei Laghetti, una casa bianca quadrata, un piano e mezzo sopra per abitarci tutti e un seminterrato sotto per farci il cinema. A me il cinema sembrava un mezzo di informazione in sé, più avanzato degli altri e ancora da cercare. E l'insieme, produzione, realizzazione, distribuzione, da trattare tutto per avere autonomia espressiva e forse anche economica. Abbiamo comperato una cinepresa Paillard di seconda mano, il minimo di stativi e di lampade necessario per cominciare. L'idea era che avremmo poi affittato di volta in volta quello che ci serviva, attrezzi o grandi operatori. Abbiamo capito che potevamo fare quello che volevamo. Bastava avere dei tecnici che sapessero fare ben visibile sulla pellicola e sullo schermo quel che avevamo in testa e la pellicola che andasse in movimento. Avere un laboratorio di cinema in cima a una collina ci serviva benissimo. Andava bene a Munari come buon motivo per lasciare ogni tanto la città, e a me per andare ogni tanto in città. Benissimo per i ragazzi che via via che finivano la scuola media passavano a lavorare cinema e dal laboratorio uscivano facilmente per il grande portale
a giocare nel prato dei laghetti, dove ogni stagione aveva giochi diversi. Che si veniva facendo aveva tutta l'aria di nascere dal poco e di voler crescere a poco, proporzionato al nostro numero e alle nostre forze. Un cinema a partenza povera che si poteva sostenere da sé. Un cinema agile, capace di andare di qua e di là, ma di stare anche lì, aperto alla nostra curiosità dal primo all'ultimo gesto e anche in là, dove il lavoro non era su nomi di fasi chiuse, ma su operazioni da inventare facendole lì per lì. Veniva naturale di chiamarlo cinema di ricerca. In pratica, il cinema di ricerca era così. Strada facendo, si trovava una persona che proponeva o accettava di pagare un film. Piano piano, con delicatezza e convinzione, la si portava a proporre o accettare di pagare un film di ricerca. Poi si cercava insieme una cosa all'interno dei suoi interessi. Trovata la cosa, eravamo dentro il cinema di ricerca. Per tutto il tempo che durava la realizzazione, eravamo tutti dentro quella cosa, che formava un reticolo intorno a noi, tutto da esplorare e dipanare, finché non si veniva fuori dall'altra parte con un mucchio di immagini in movimento. Il cinema di ricerca tira naturalmente a diminuire i valori preconcetti, perché ci sia campo aperto a chi ha da dire e da fare cinema. Una dinamica del cinema è l'imprevedibile della ricerca, che dava alla vita ritmi imprevisti e tempi improvvisi di riposo che ciascuno riempiva a modo suo, magari improvvisando, i ragazzi certamente giocando. I miei figli e figlie, lavorando, cambiavano. Il Micio cresceva sul lavoro, serio, quasi burbero coi fratelli. Ad Andrea, che gli veniva dopo nell'uso degli attrezzi e delle macchine, spiegava ben poco a parole. Credo che il suo metodo fosse che ciascuno il mestiere se lo imparasse da sé più che poteva, che è meglio. La tia, capelli rossi, lavorava quasi per ridere, discuteva ridendo, si arrabbiava anche, ma il piglio era di capire e fare senza tante storie.
la Gio che aveva intorno il Mauro e con lui faceva lunghissime telefonate, era del tutto concreta e seria nel fare i conti ed esercitava quasi inavvertita una critica senza preconcetti su tutti i film che uscivano dal laboratorio. Andrea assimilava bonariamente ma irreversibilmente le informazioni che da sé si forniva lavorando, fossero i watt di una lampada o i numeri del fuoco, la pancia di un cronometro o di un esposimetro. La piccola Anna aveva 12 anni nel 1964 e andava anche a scuola. Non aveva problemi a lavorare, lavorava poco. Se non che si annoiava nelle pause, le veniva o fame o sonno. Poi è passata direttamente alla cinepresa, prima su imitazione e subito dopo per conto suo. Al di là del lavoro, ciascuno di loro cresceva e cambiava nella propria vita e a me sembra che anche per questo vivere sulla collina di Monte Olimpino fosse un bene. Il nostro non era cinema scientifico, non di ricerca scientifica, più di ricerca espressiva. Cercava immagini che esprimessero al più lo stato di una cosa e lo stato del cinema, lei e lui, la cosa e il cinema allo stato espressivo. Il più freddo risultato di cui andavamo alla ricerca era informazione. La scaletta delle fasi di lavoro del cinema è talmente dura che diventa la struttura portante del lavoro, dei lavoratori e del film. Idea, soggetto, sceneggiatura, fabbisogno, ripresa, montaggio, proiezione. Sono tutte necessarie e nessuno esclusa, tutte da lavorare per fare un film. Ma la scaletta, così dura nell'imporre la lavorazione di tutte le fasi, è del tutto elastica nel quando, dove, come lavorarle. Cinema di ricerca era anche non sapere al principio cosa veniva fuori alla fine. Se pensiamo alla teoria degli errori, che in realtà cercavamo il più possibile di evitare, è lampante che il percorso della ricerca è imprevedibile, e imprevedibile quindi il risultato. Certamente la nostra deontologia era di trattare la cosa nella sua semplice apparenza in movimento e di usare gli strumenti al meglio della loro funzione. E certamente il risultato finale, il film, era vero. Non sempre la verità è compatibile con l'interesse. Ormai, nel rapporto di produzione con lo sponsor, era correttamente esposta alla possibilità dell'interesse contrario. La ricerca è andare a zonzo, non si sa dove. La ricerca cinema non sappiamo dove va a finire, certamente nel vivo della cosa, ma non si sa cosa c'è nella cosa viva. ¶¶
Quasi senza saperlo, nei film passavamo informazioni allo sponsor sulla sua cosa e intanto passavamo a noi stessi e altri informazioni sul cinema, che poi erano cinema. Insomma, esaurito il suo compito primario, ogni film conteneva ancora tanta energia di informazione da andare in giro come cinema e produrre un ritorno d'immagine per Monte Olimpino. Non sono mai stato come straniero a Monte Olimpino, ma posso immaginarlo. E già che posso, immagino di andarci in un anno di mezzo, il 1966, a vedere cosa c'è.
Nel 1966 abbiamo fondato la Cineteca di Monte Olimpino, internazionale del cinema di ricerca. Munari andava piano ma lontano. Di tanto in tanto partiva a tenere corsi all'Università di Cambridge o a Tokyo e ritornava con persone importanti o film importanti che scambiava con i nostri. Fra questi e quelli, il nostro non era più solo un laboratorio, si figurava come luogo di informazione cinema, cineteca. Nella memoria mi sembra anche che a partire dal 1966 la collina del cinema ha cominciato a girare. Prima ad agissimo, quasi niente, poi un poco di più, poi regolarmente, come tutte le colline che hanno in Cina un pesce giapponese. E si cominciava a sentire quella forza che si chiama centrifuga. Stop! Vai a vedere com'è venuta, vai. Sì, sì. Se va bene.